Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è venerdì 9 novembre, bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi è una puntata speciale perché domani, 10 novembre, è la giornata internazionale dello stagista. E molti di voi magari non lo sanno, ma Milano News, beh, Milano News deve ringraziare tantissimo gli stagisti che sono passati in questi anni, ormai sono un paio d'anni che trimestralmente passano degli stagisti di qui e grazie al lavoro, al grande lavoro che fanno, riusciamo ad andare in onda giornalmente e a portare nelle vostre case, nei vostri smartphone, tutte le informazioni, tutte le trasmissioni che facciamo giornalmente. Quindi oggi volevamo un attimino premiare, fare un po' un regalo ai nostri stagisti, ai nostri ex stagisti, a coloro che sono presenti qua, ma anche far capire però insomma, ahimè, non tutto il mondo è come Milano News, però, perché insomma, se da noi forse ha un senso fare uno stage, ha un senso venire qui anche a fare volontario, perché molti stagisti poi rimangono alla fine del loro periodo di stage a fare volontari, magari in altre situazioni invece vengono realmente sfruttati. Quindi insomma sappiamo che l'arma dello stage, soprattutto noi abbiamo solamente stagisti curriculari, cioè ragazzi che stanno studiando, degli studenti che hanno bisogno per il loro corso di laurea dei crediti formativi. Invece in altre situazioni abbiamo degli stage sottopagati in cui vengono veramente usati gli stagisti per fare delle mansioni che andrebbero fatte fare a dei dipendenti che anzi dovrebbero essere assunti e non usati come stagisti. E allora io do il benvenuto agli ospiti di oggi, sono tantissimi, vedete quali fanno a me, è un gruppo nutrito di sole ragazze perché alla fine nei colloqui dicono sempre. E allora iniziamo qui vicino a me, Greta Paola, ciao. Arianna, ciao. Giorgia, ciao. E Angelica, ciao. Passato remoto, passato prossimo, presente, non futuro. Futuro di Milano News e in collegamento telefonico da Torino, Marilena Marino. Ciao, ciao a tutti. Ciao Marilena, grazie mille di essere con noi. Allora, facciamo un attimino la più anziana, non di età, ma di... operatività Milano News di voi chi è? Io. Greta. Sì. Greta, tu hai fatto lo stage qui da noi quando? Un anno esatto fa. Un anno fa. Ho iniziato a settembre l'anno scorso e ho finito a dicembre. È già passato un anno. Già passato un anno. Greta, ad esempio, però è una di quelle ragazze che nel poco tempo che gli rimane, perché fa milioni di cose. Sì. Comunque una mano ce la dà, ad esempio, il 16 novembre per la serata finale di Milano Storytelling Awards ci sarà anch'io. Ci sarà sul palco, anche perché un po' sono un po' i tuoi figliocci. Sì, è stata la nostra creatura. Poi vi ho messo forse in ordine, perché dopo arriva Arianna, giusto? No, prima in realtà c'è. Prima Marilena, Mari. Tu mai quando è che Marilena Marino da Torino? Quando è che hai fatto lo stage a Milano News? Io ho iniziato subito dopo Greta e Arianna a gennaio, sì, gennaio 2018, quindi mi sono persa in Milano Storytelling. Ah, ma li rivedrai quest'anno, se dipenderà anche la regista di oggi, Cristina, che ha sbagliato il tuo sottopancia, quindi è la regista che prende il lavoro di Marilena Marino. Grazie, ok, Marina, non Marino certo. E basta. Ok, grazie, va bene, no, ha sbagliato il sottopancia, ma insomma... Questo è il bello, infatti la cosa bella che dico sempre in Milano News è che appunto si sbaglia, come si dice, si impara, appunto adesso non è che la povera Cristina non verrà lapidata, ma anzi semplicemente dovrà chiedere scusa a Marilena poi almeno 250 volte pubblicamente. Ma io la capisco molto bene, essendo che ero nel suo ruolo la capisco, ho fatto errori peggiori. Sotto pancia che escono a casa anche sulla mia pancia, a posto, Marilena in collegamento a Torino, grazie Cristina per il contributo. Torno in studio, Marilena, poi da te torniamo fra poco perché abbiamo le due invece attuali stagiste, infatti nel sottopancia non avete... Ah no, questo mi fate... Voi non sapete la confusione di riuscire a gestire questo gruppo. Ma tutte donne! Tutte donne, cioè non è per niente facile, però come dicevo, tutte donne. In realtà io devo dire la verità, preferisco lavorare con voi ragazze, anche perché l'ambiente televisivo è un ambiente molto maschile ed è un attimo che diventa caserma, spogliatoio, battute che insomma non si possono ripetere in diretta, quindi avere una nota rosa è sempre buona. Il problema è che quella nota rosa è Greta, che insomma alla fine come un campionista in studio non è vero. No, è vero, è vero. No, ma in realtà la cosa interessante è che di 100 richieste che riceviamo 90 sono di ragazze e quei 10 comunque di ragazze che vai a colloquio e tutto
non ce la fanno a battermi, c'è poco da fare. Una di queste è Arianna, suo, non stiamo a parlare del suo colloquio perché è stata la storia. Non ho saputo tutto di lei, del suo fidanzato, della ragazza in montagna. No, tu hai fatto da noi quando? Io il colloquio l'ho fatto a fine marzo, inizio aprile, ho cominciato lo stage ad aprile e ho finito a luglio con la fine della vecchia stagione. Cosa facevi tu a Milano News? Io cercavo gli ospiti e gli argomenti di cui trattare durante appunto Milano, Good Morning Milano. Ecco, lei è stata una delle primissime che proprio ha preso questo ruolo che poi adesso è di Angelica, e la cosa bella è che se lo passano un po' come se fossero dei testimoni, quindi come te c'è la Barbara che sì, esatto, il tuo ruolo, ed sono quelle ragazze che ad esempio mi telefonano a voi che magari poi venite qua a fare gli ospiti a Good Morning Milano. Infine arriviamo a Giorgia e Angelica che arrivano praticamente quasi insieme. Beh, Angelica ha fatto uno scampolo di estate insieme a noi. Sì, sì, io sono passata da Milano News all'inizio, no, a luglio. Sì, sì, a fine luglio. E poi ho iniziato subito a settembre e adesso sono la ragazza che si occupa di rompervi le scatole al telefono e di organizzare le varie attività qua. Se invece avete visto che ultimamente il nostro profilo Instagram è tornato come forse una volta quando c'era Greta che lo gestiva molto bene, insomma, dico queste cose, ma ci offende, è perché è arrivata anche Giorgia. Giorgia è arrivata a settembre, sì sì sì, a metà settembre. Giorgia ha una carriera già un po' avviata in editoria, perché tu già scrivevi, collabori già con altri siti, con altri blog. Da qui hai voluto aggiungere però insomma quella parte invece che magari ti mancava un po', proprio che hai studiato anche da sola, perché comunque segui molti profili Instagram e tutto, e adesso appunto segui il nostro profilo Instagram. Sì, esatto, io seguo il profilo Instagram della redazione e la pagina Facebook. Avvicinati un po', Giorgio, scusa il microfono. Ok, scusate. No, scusate, lo studio di solito io, infatti adesso sarà un problema quando diremo agli altri massimo due ospiti, non di più, perché noi questa volta in cinque siamo. Questa era un'occasione già speciale, ma Fabio, scusami, cioè, quando ti ricapita di essere in studio con quattro donne più una al telefono, fanciullo, più una, e un'altra regia, adesso vediamo, la regia, adesso esatto, riusciamo a convincerla a farci vedere Cristina regia, perché anche la nostra regista, appunto Cristina, che poco fa ha sbagliato Cristina sotto pace di Marina, e di Marina l'ho chiamata anch'io, di Marina. Io ormai sono Marina, l'abbiamo capito. Guarda che ti sente ancora in collegamento. Vediamo se Cristina si vuole niente, mostrare. Non si vuole, fa niente, no. Dopo troveremo. Ragazzi, è qui dietro. È qui dietro, ma non si vede. È la Marina che saluta. Però c'è non. Eccola qua, la Marina che saluta. È lei! Ma sono le mani. Come la saluta, guarda, fa la regia. Metti il cartello. E faccio. Quindi Giorgia, diciamo, tu adesso segui i profili di social. Sì, esatto. La domanda però è questa, insomma, non voglio sapere quanto è stato bello fare lo stage qui, perché mi viene da dire se siete qua è perché vi è piaciuto, vi è divertito, anche voi non lo so, voi siete qua per obblighi attuali effettivamente, però insomma se tornano è perché è così. Io chiedo invece a Marilena. Mari, tu sei di Torino, come sei finita a Milano a fare uno stage? Beh, allora, essendo che Milano è una città che mi affascinava molto, e visto che dovevo fare questo stage, io non ero obbligata a farlo, perché la mia università ti dice, se vuoi puoi decidere di fare lo stage, oppure fai dei laboratori. E io ho preso, diciamo, questa cosa molto positiva, il fatto di poter fare uno stage, e ho detto, cerchiamo a Milano. Uh-huh. Quindi ho trovato voi. Ed è stata un'esperienza molto bella, ma secondo me lo stage di per sé ti insegna un sacco di cose, anche se negative, perché ho parlato con dei ragazzi che mi hanno detto no, lo stage per me è stato bruttissimo, però hai anche capito un po' come funziona il mondo del lavoro, perché magari non hai mai lavorato, sei sempre andato a scuola e tutto quanto, quindi è importante capire anche come funziona il mondo del lavoro. E quindi per me poi è stata una cosa positiva, poi certo sono stata fortunata, Ecco, voi ragazzi sapete invece di storie negative legate allo stage? Sappiamo che anche nelle nostre conoscenze, dopo aver fatto lo stage qui, hanno fatto altri stage, insomma abbiamo delle ragazze che mi escono alle 9 di sera dalla propria compagnia di telefonia, non dico niente, no, anzi di produttori di telefoni, non dico nient'altro, che insomma fanno veramente fatica, anche perché fanno dei lavori veramente poi stressanti e impegnativi, che ci si chiede perché fa darli in mano a uno stagista e non a quel punto a una persona assunta a tutti gli effetti.
non posso fare nomi. Beh, sicuramente conosciamo dei ragazzi che purtroppo hanno dovuto interrompere lo stage proprio perché comunque avevano dei rapporti difficili col datore di lavoro, o magari era assente o comunque non era pertinente a quello che in realtà avrebbero dovuto fare. Quindi è importante, secondo me, per uno stagista riuscire a capire quello che deve fare e a fare quello per cui gli è stato proposto lo stage in realtà. E purtroppo questo non è sempre molto chiaro, perché si finisce nel schiavizzare lo stagista per fargli fare qualsiasi cosa, sì, fotocopie, caffè, piuttosto che cose. Guardate di chi c'è nel nostro monitor, io vedo un monitor di preview, guardate di chi c'è, eccola qui, c'è anche la nostra Cristina, che allora, poco volo Cristina, cioè, guarda che se parliamo col professore di cinema o televisione ti dà non è che 18 per uno stacco del genere, è troppo corto. Ecco, quella della pertinenza però è un problema, secondo me, che mi pongo anch'io spesso volentieri. Cioè, ad esempio, Giorgia, tu fai lettere lingua e letterature straniere, tra parentesi russo e spagnolo. Spagnolo, poi ho saputo che parli anche slovacco, sloveno e francese, ma sloveno per via di birre, amici, cose del genere, va bene. Ecco, e io un po' mi faccio invece questo problema, cioè io come tutor vostro mi chiedo cosa posso dare come Milano News a una ragazza, ad esempio, che studia lingue straniere. Mi faccio proprio problemi io, oppure devo stare attento a questa cosa? No, secondo me tu ti fai dei problemi che però sono giusti, perché dal mio punto di vista lo stage deve essere un'esperienza formativa a 360 gradi, di conseguenza bisogna stare in un ambiente che è stimolante sia dal punto di vista professionale sia comunque dal punto di vista delle relazioni sociali. Cioè, per me è importantissimo aver trovato qui a Milano News uno spazio in cui posso sperimentare, posso sbagliare, e per questo non essere messa da parte, o insomma migliorare sempre e avere delle colleghe che sono quasi diventate delle amiche, diciamo, e con cui lavorare insieme, anche litigando, anche avendo delle opinioni diverse, anche avendo due teste molto toste. Confermo che tra i due litiganti il terzo perde di solito. Solitamente sì, però è molto bello. Beh, io dico una cosa, ad esempio, il ruolo di Giorgio è un ruolo che abbiamo avuto difficoltà in questi anni a creare. Abbiamo iniziato un po' con Greta, perché quello dei social è un ruolo davvero complicato. Sembra facile, ma soprattutto in una redazione come la nostra, dove comunque le notizie arrivano man mano, dove le notizie vengono scritte però magari di notte dai volontari, che ricordiamo scrivono le notizie per Milano News, perché ricordatevi, il sottoscritto non prende una lira, le ragazze che fanno gli stage non prendono una lira, sì, i volontari che scrivono non prendono una lira, i pochissimi soldi che entrano in Milano News dai graditissimi sponsor che abbiamo, ma viene caduta, magari proviamo a richiamarla, grazie, ok, proviamo a richiamarla magari se riusciamo dal telefono, credo basta cacciare via, non lo so, se mai magari chiedo a Angelica se può andare a chiamare Giorgia, quindi stacchiamo il totale, grazie Cristina, e facciamo passare Angelica. No, vabbè, Angelica, potevi passare anche in piedi, no, va bene, grazie mille. Ok, questo ve lo dico perché avendo tutti gli stagisti qua in onda non abbiamo nessuno più fuori, quindi ho perso che filo discorso, stavo dicendo il ruolo dei social media. Il social media, insomma, ruolo che appunto non era facile, come dicevo appunto, come volontari, una cosa insomma complicata, dicevo, i pochi soldi che arrivano servono giusto per tenere in piedi la struttura, e anzi ringrazio tutti gli sponsor che pochi ma buonissimi che ci danno una mano. È un ruolo difficile. La prima cosa però che ho tenuto tantissimo a fare con Giorgia, a dire: io ormai sono vecchio per i social media, Giorgia sei tu che devi decidere come farlo, e ci siamo scontrati credo su qualsiasi decisione che tu hai preso. Sì, è vero. Però alla fine dai, il risultato è stato buono. Però devo dire che veramente non ascoltando me, nel senso che facendo in modo di dire ok, cerco di capire perché mi proponete questa cosa, i risultati stanno veramente arrivando. Io esorto davvero tutti quegli altri che ci stanno seguendo, quindi non quelli che vorrebbero magari venire a fare uno stage qui, che io penso, spero che dopo questa puntata siano tantissimi, anzi questa puntata poi la mandiamo a tutte le università per chiedere di mandarci nuovi stagisti, anche perché non fatemi pensare al fatto che il 7 dicembre
Giorgia e Angelica ci salutano, quindi tu ti ricordi il giorno che ci siamo salutati? Il giorno che vi ho salutato, sì. Vi ricordi? Sì, eravamo andati a mangiare sushi anche. Sì, eravamo un po' tristi, io e Arianna. Ci abbiamo fatta. No, intanto sto cercando di richiamare Marilena, riprovate a richiamarla. Marilena, ci sei? No, ok, chiamiamo Marilena. No, ok, arriva Marilena. Secondo me ci sta evitando. No, non so che tanto. E comunque verrà venerdì prossimo al Milano Storytelling Awards, sarà in regia insieme a Cristina e ad Alessandro Arienti, quindi insomma la regia di quelle toste. Potenti, infatti. Sì. È un ruolo, appunto, dicevo, molto molto difficile il vostro. E che siamo riusciti appunto a fare grazie forse però a questo mio passo indietro, dovrebbe dire. Cioè io ci tengo molto a fare questa cosa. Un'altra cosa molto che mi piace è il fatto, ad esempio, che Arianna, tu dovevi fare le telefonate, io ti avevo chiesto che rapporto hai col telefono, e tu dici dopo la mia telefonata vado alla fine. Sì, ormai eravate diventati fidanzati sul telefono. Sì, praticamente sì. Poi una cosa che a me piaceva fare era sempre prima cercare di mandare una mail per, diciamo, introdurre quella che era l'idea, e poi per telefono facilitare un attimo la conversazione, soprattutto io avere già la strada spianata, non dover stare a spiegare tutto ogni volta, era più facile la mail, mi facilitava le cose. Infatti se non c'era la mail avevo sempre un attimo qualche problemino, poi vabbè, era da fare e si faceva. Raramente abbiamo lasciato le giornate vuote. Infatti loro hanno un calendario su cui devono riempire quei post-it, insomma sono sempre pieni. Dicevi, Greta? No, non so se ti ricordi, io invece il telefono, le chiamate, l'anno scorso io e te litigavamo perché io ho un problema a chiamare le persone che non conosco e non mi ricordo perché devo chiamare i giornali. Chiamate per i giornali, per lui chiamare, io no, non voglio chiamare, ma alla fine ce l'ho fatta. No, adesso questa cosa ti è servita, perché adesso comunque è un rapporto un po' più, cioè riesci a rapportarti con gli altri in maniera sì, più. Sì, certo. Anche per lavoro. Certo, adesso, perché però tu hai insistito, perché se fosse stato per me. Ogni tanto, per fortuna, qualcosa di buono riusciamo a fare. Diciamo appunto, di altre invece storie, di stage. Insomma, voi avete tanti colleghi che fanno lo stage. Che storie vi raccontano? Che storie arrivano dai vostri colleghi, Ari? Io nella stessa società ho due storie discordanti. Una mia amica si è trovata benissimo, non dico che mi ha detto ah sì, voglio assolutamente restare lì, però comunque non le è dispiaciuto fare lo stage. Invece stesso posto, stesso ruolo, un'altra mia amica ha addirittura, come diceva prima Angelica, interrotto prima lo stage, il periodo di stage, perché si trovava malissimo e il suo capo era abbastanza insopportabile. Infatti io ringrazio anche di aver trovato una buona compagnia, comunque ci si divertiva lavorando, non ci si annoia facilmente da qua. Per niente. Per fortuna. Per niente. Infatti, trovare uno quindi stage. Quindi, alla stessa identica società hai avuto due storie completamente diverse, però. Sì. Cosa interessante. Ma io sono molto contento invece del fatto che da Milano News. Posso salutare una persona che ci sta guardando? Salutiamo. Ciao Ario. Ci sta guardando. Ci sta guardando, ecco. Il nostro buon. Ecco, ad esempio, Ario è il secondo stagista. È il mio finto fidanzato. Il tuo finto fidanzato. Lui non vuole. Sarà contento della sua vera fidanzata. Esatto. Ops, ci è scappato questa. No, scherziamo. Ecco, prima cosa, poi Milano News che ci diventa una famiglia come tutte le famiglie, nessuno si fa i fatti suoi. Ma tu sei il primo che non si fa i fatti suoi, perché lui si vede che stando con le donne è diventato un po' donna anche Fabio, un po' pettegola, un po' tanto, capito? L'anno scorso mi ricordo che un giorno io c'eravamo io e Arianna. Sei tornata? Sì, sono tornata. C'è arrivato il momento giusto, la parola dei fidanzati. Sì, ho sentito, stavo seguendo la diretta. Sei tornata al momento giusto, quindi stavamo parlando dei fidanzati, va benissimo, no? Il tuo tema caldo. Certo. No, appunto, dicevo, andate pure avanti. Diventando poi appunto una famiglia, si parlano anche ovviamente di tante cose personali, a volte forse fin troppo, che non vorremmo sapere, però insomma succedono quando si sta tante ore a contatto. Dicevo, Alessandro Arienti, che ci sta seguendo in questo momento, che conoscete tutti come conduttore di Ultima Yard, un anno ha fatto praticamente, una stagione intera di Ultima Yard, conduce le telecronache della pallanuoto, conduce You Can Sport sulla nostra versione radiofonica il mercoledì sera, ha fatto la regia per tantissimo tempo qui da noi come volontario, ma lui è stato uno dei primissimi stagisti, il secondo stagista ufficiale di Milano News. Il primo è Oscar Parisi, di cui abbiamo la immaginetta appunto all'ingresso, lui con la bottiglia di spumante, perché lo champagne qua non può, non dire spumante.
Però insomma, ecco, Aglio è l'esempio palese di quello che si può fare a Milano News. Se si viene a fare uno stage, poi se il tempo, perché uno magari vuole ma non può, lui grazie a Dio riesce a organizzarsi tra il suo bellissimo sport, il ciuffolo e tutto il resto che fa, adesso ha anche trovato un lavoro, quindi insomma riesce nonostante questo a trovare lo spazio per venire. Siete professionisti? Sono professionisti, infatti noi vedete del ciuffolo. Sto scherzando. È allenatore della squadra Under 19 nazionale italiana, il nostro Aglio Armenti. Nonostante questo fa anche la... regia ad esempio nella Storytelling Awards, continua a venire a fare il volontario, fa quello che c'è da fare quando serve, abbiamo fatto il roller derby 2 settimane fa, è stato però uno stagista. Vi manda un bravissime e credo anche un abbraccio grosso Andrea Cherchi. Grazie, che carino, grazie, è l'ultima grazie, conquista sì. del nostro duo, è fantastico, mietono conquiste tra i nostri ospiti. Però, insomma, carinissimo, è molto bello anche di questo rapporto. È molto bello e interessante questo rapporto sì, sul. Non voglio rivedere. È molto interessante questo rapporto anche comunque che si stava appunto con poi le varie realtà milanesi. Sì. Ne avete conosciute tante in questo periodo stando qua, no? Tutte quante, devo dire. Beh sì, questo sì, cioè più che altro abbiamo avuto modo di fondere i nostri interessi personali, almeno io parlo per me, però penso anche Arianna e Greta e Giorgia, quindi praticamente abbiamo fuso le nostre passioni con le esigenze di Milano All News e secondo me siamo riusciti davvero a creare un programma interessante a 360 gradi. Scusatemi, sono un po' balbuziente, io sono la ragazza che in qualche puntata fa vi ha costretto a ad ascoltare una puntata intera sulla balbuzia, perché essendolo io sono quella che l'ha organizzata e che l'ha richiesta. Però questo si può capire molto bene quello che si può fare a Milano News, nel senso, se uno interessa e rientra nelle logiche di Milano News, portarlo magari qua e farlo conoscere. Sì. Aglio col ciubbol, tu ad esempio ci tenevi molto a fare quella puntata su quell'associazione per le balbuzie, che c'era sì, un fenomeno di cui si parla poco. Sì. Il fatto che io abbia scelto ad esempio una ragazza perfetta da balbuzie e la metto al telefono a fare, cioè sono io un pazzo oppure... In tanti ti direbbero di sì, perché in realtà la balbuzie e il telefono non vanno proprio d'accordo, anzi la balbuzie e questa situazione non vanno d'accordo, quindi, scusatemi se ogni tanto mi incarto. Però ho una bella faccia di tolla, quindi probabilmente questo mi aiuta a compensare la difficoltà. Infatti ho le mani che stanno tremando in questo momento. E ci tengo a dirlo che insomma c'è del sano anche sfottò all'interno della redazione, tutto, non sì, ho mai preso sì, in giro sulle balbuzie, ma no, tutto no, tanto, perché hai tante altre cose, no, che non possiamo mettere in giro. Giusto, no, ci tengo a dire. Tanti altri problemi. Che gentilezza. Giustamente, in ci tengo a dire che infatti noi siamo aperti a tutte le varie difficoltà che uno possa avere, su quello nessuno prenderà in giro me perché sono ciccione, ho tanti altri problemi su cui posso essere preso in giro, insomma, ma sì, ci teniamo tanti. Ecco. Mari, tu che arrivavi invece da Torino, ti abbiamo aiutato a scoprire meglio la città di Milano? Sì, decisamente, devo dire che beh, poi tu mi portavi in giro per Milano alla scoperta di qualunque cosa di Milano. Dire cose poi nostre Milano private. Cosa? Non dire cose private che poi insomma l'università poi apre un fascicolo. Mi sono spiegata male. Io infatti stavo in regia proprio perché non ero brava a parlare. No, dicevo appunto... No, però devo ammettere sì, che ho imparato... Cioè, conosco meglio Milano di Torino, quindi vedete un po' voi. Insomma... l'avete visto, io sono ben contento perché insomma domani appunto la giornata nazionale dello stagista, molti parlano di stage, anche noi spesso lo facciamo in maniera comunque negativa perché vediamo persone che fanno 10-15 ore di lavoro senza ricevere la giusta gratitudine, che a volte io voglio dire non è neanche solo monetaria ma anche solo magari di considerazione, no, no, sì, all'interno. Soprattutto esatto, pensavo che invece volassero i soldi. No, beh, stiamo diventando povere, okay, sì, c'è da dire questa cosa, dire, ma questo è il motivo per cui facciamo solo di 3 mesi a differenza di altre aziende che fanno 6 mesi di stage. Insomma, cosa? Ma dico, te fai 3 mesi, no, sono altri mesi, posti poi... dove fin quando possono tenere una persona senza pagarla, figurati. Noi ci teniamo a fare 3 mesi, poi dopo 3 mesi... Dimmi mai? Se ne approfittano in molti posti. Sì, sì, sì. Ecco, il giorno che succederà a Milano News vi chiedo di dirmelo, perché veramente è tutto quello che non vorrei, nel senso che l'idea è proprio quella che diventi sempre di più una specie di centro di formazione Milano News, una associazione culturale
che oltre a fare cultura sulla Città di Milano possa aiutare gli studenti che vengono a Milano a studiare per imparare e sapere meglio la loro professione. Io, insomma, Cristina, chiedo di parlare con la lingua dei segni, che non so se tu hai imparato, che però dovresti aver imparato visto che abbiamo portato qua a Good Morning Milano. Quanti dei tuoi colleghi di corso di comunicazione alla statale, giusto, Cri, tu fai questo? Il mio stesso corso. Giusto, Cristina, vai in onda però, non in preview, perché se no ti vediamo. Ah, tu fai comunicazione alla statale, giusto? Sì. No, fai sì col dito, se non ti sentiamo. Ah, fai così. Fai così. Ok, perfetto, sì. Quanti dei tuoi colleghi hanno messo mano su una regia video, su un mixer video, su una televisione reale? Ok o zero? Zero mi sa che è vero. Zero. È zero. Insomma, ecco, questo è proprio quello che vorrei farvi capire. E che veramente, non ci abbiamo pensato prima di fare questa puntata. Io spero che questa puntata veramente la mandiamo all'università, lo dico ma, a te. Secondo me ci avevamo pensato all'inizio, ma molto bene, stiamo facendo una promozione allo stage fatto bene, e quindi non solo al fatto di venire qua, ma allo stage fatto bene, nel senso, ecco. E invece, sì, giustamente condannando lo sfruttamento degli stagisti che insomma vengono bistrattati. Bisogna ricordarsi che comunque gli stagisti nel 2017 sono stati circa 370.000. Wow. Quindi, cioè, non parliamo proprio di 4 ragazze, 10 ragazze, 100 ragazze, ma parliamo di 370.000 unità. Cioè, che comunque se uno stage è fatto bene, davvero può aiutare il ragazzo che poi si affaccerà al mondo del lavoro ad essere formato. Se uno stage è fatto male, finisce che, ragazzi, io il caffè so farlo a casa, cioè non mi serve andare a fare lo stage per imparare a fare il caffè o le fotocopie o rispondere al telefono. Mi serve imparare a dialogare con realtà più grandi di me in modo tale da sapermi approcciare con loro, in modo tale da sapergli scrivere una mail che non sia quella di una ragazzina di 4 anni che gli dice ciao al presidente di Amnesty International piuttosto che al presidente di Save the Children. Comunque, cioè, ci sono dei ruoli che vanno rispettati e che bisogna conoscere. E per carità, poi magari può nascere il rapporto impersonale, nel senso che no, può nascere un rapporto personale tra le realtà e magari noi che siamo al telefono o noi che li accogliamo, però bisogna sempre porsi all'inizio in maniera differente, cioè. Insomma, questo lo estrapoliamo, lo faccio entrare il promo della puntata. Grazie mille, Angelica. Lo stage è finito, Greta, del futuro adesso cosa c'è? Questa domanda è difficile. No, non si può, non si può dire. No, sto scherzando, io adesso in realtà mi laureo a marzo. Ah, okay. Se tutto va bene, e inviterò anche te, ovviamente. Quindi perché laurea a marzo di Greta? Anche me, Greta. Eh? Anche me devi invitare. Sì, beh, ovvio, faremo mega festa qua a Milano News, ma anche perché obiettivamente, cioè, è stata una parte importante della mia carriera universitaria. Sì, quindi che dopo mi commuovo. Quindi a marzo mi laureo, divento grande. Mari, tranquilla, io questa domanda non te la faccio. Sono sensibile, non te la faccio questa domanda. Che se tuo padre ci ascolta, poi dopo gli viene una sincope, poveretto. Povero uomo. Ari, anche tu hai la stessa scadenza. Gli obiettivi sono esattamente gli stessi. Marzo anche per me, se tutto va bene, quindi ci laureiamo, poi capiamo un attimo cosa fare. Poi venire a trovarmi in Africa, visto che è giugno parto. Ah sì, ecco, ecco, hai trovato, però magari non c'entra molto quello che sei tutto, però hai trovato una tua passione unita al tuo estro, l'avete visto, è una comunque che sa tenere banco, palco e telecamera e microfono, partire per fare una stagione, non si sa ancora bene dove, forse no, in non Africa. Non so dove, beh, ci sono belle mete. Nei villaggi turistici. Sì, farò intrattenimento, ballerina. Bene, insomma. Bene. Angie? Io, come loro in realtà, io punto a laurearmi a marzo e a... Grande festa, eh? Sì, ma magari ce la possiamo davvero fare un mega festino a marzo. Sei in onda, Giorgia, sì. Si vede la tua del fatto che tu invece non ti laurei a marzo. Io non mi laureo a marzo, probabilmente. Mi scende il microfono. Probabilmente io mi laureo a giugno, okay. Quindi è una novità in esclusiva, quindi bene, tutto altri molto genitori bello. Sulla esatto. Coscienza, abbiamo un momento. Va bene. Mari, Torino c'è bel tempo? No. No, questo non si cercava di spiegare da tutta la laurea io. Grazie, Mari. Ci
vediamo tutti venerdì allora. Sì. Venerdì prossimo. Venerdì, tutti presenti. Venerdì 16. A questo punto la cosa bella è che appunto chi ha visto questa puntata potrà venire a conoscervi direttamente al Teatro Guanella. Allora io, Cristina, prima saluto le ragazze, poi saluto te e in chiusura mandiamo il filmato dei Milano Storytelling Awards, ok Cristina? Quindi io ringrazio tantissimo Greta Paola Merisio. Aia! Arianna Pifferi. Devo mandare un bacio. Arianna Velloi, scusa, mi sta facendo... Arianna Velloi, Angelica Pifferi, ciao. Giorgio Smaldone. Ciao! Il passato e il presente di Milano News. Ringrazio Marina Marino che è in collegamento con noi da Torino, grazie Mari. Ciao, grazie a tutti voi. Ci vediamo venerdì, aspetta a mettere giù. E grazie anche a te Cristina che sei in regia. Salutiamo Cristina. No, sì, ti ho messo una telecamera apposta. Ho preso 10 minuti del mio tempo oggi per mettere quella telecamera. Quindi ciao, saluta. Ciao Cristina. Io ti capisco. C'è la solidarietà di Marilena. Tra registi. Da Torino, tra registri. Tra registri. Beh, salutiamo anche gli altri stagisti che sono passati di qui però. Oddio, no, facciamo, fate... Allora, vabbè, con me c'era Arianna e allora, la saluto. Abbiamo Arianna Ossano. Poi torniamo prima. Prima avevamo... C'era Oscar. Oscar. Mario. Carola. Barbara. Barbara, ciao Barbie. Barbara Venere, la Svizzera. Barbara è tra Svizzera. Poi Lizette. Poi, no, Alessandro non era, Alessandro non era uno stagista. Dagma. Poi abbiamo avuto voi, Arianna. Esatto. Poi... L'alternanza scuola-lavoro. Tutti l'alternanza scuola-lavoro, di cui però posso confessare che non mi ricordo i nomi. Sono tantissimi, arrivano d'estate come i funghi, sì. Compaiono. Fanno sono una settimana, sono bellissimi. Abbiamo un po' una settimana, c'hanno 16 anni, e sembra di avere qui un branco di rap trapper. Non si capisce niente per una settimana, ma sono divertentissimi, cioè, sono fantastici. E impariamo una cifra di cose anche da loro, la musica nuova, parole di cui non sapevo neanche l'esistenza, quindi sono fantastici. Però beh, posso dire Marcolino, che adesso è il nostro alternato scuola lavoro in questo momento, Davide che è stato fino a poco tempo fa, ma tanti, davvero davvero tanti, di tanti istituti anche che vengono appunto qua a fare l'alternato scuola lavoro, soprattutto d'estate, invece grazie alla Fondazione Clere, ci dirò, riusciamo ad avere invece degli alternati scuola lavoro anche durante l'anno, come Marcolino che si fa dal lunedì al mercoledì tutti i pomeriggi qui da noi. Penso, non so, secondo me abbiamo dimenticato qualcuno. Vabbè, in generale, saltiamo tutti. Si guardo le foto dietro. Manuel quest'estate, Fabio. Manuel quest'estate. No, ma Margherita forse, anche è venuta. Abbiamo detti tutti, Margherita da scuola lavoro. No, ma credo che abbiamo... Gli stagisti li hanno detti tutti. Vabbè, ci sono tutti i volontari, però... Sennò qui, insomma, non finisce più la lista dei 50. Matteo! Matteo non è uno stagista, ma volontario. Però seguito perché ho visto la foto di Matteo. Ma abbiamo della fusta, perché abbiamo fatto la stessa università. Abbiamo fatto Matteo. Sono tanti. Se ho dimenticato qualcuno, scrivetemi e mi prendo la responsabilità. Grazie mille davvero, ragazzi. Allora, buon proseguimento, buona laurea a chi si laurea e buon tutto a chi lo grazie fa mille. La laurea. Cristina, ricordiamo a questo punto che cosa sono i Milano Storytelling Awards, che si possono votare fino a lunedì, chi si può votare, come, e poi venite venerdì 16 a vederli al Teatro Guanella in questo filmato. Grazie mille e a domani. Ciao.